Bene, siamo col presidente Sacco della sala stampa del Sant'Antonio. Beh, un presidente che si vede molto, molto contento, al di là di tutto, direi, oltre al risultato, per la prestazione della squadra. Sì, oggi la squadra ha dato il meglio di sé, l'abbiamo visto tutti, è una squadra abbastanza compatta, coesa, un gruppo ben delineato in campo, uno staff tecnico all'altezza e ha dato questo risultato. Diciamo che è stata veramente forse la partita più bella dell'isola. Beh, era la partita più attesa perché comunque avevamo di fronte la Vigo Lamenzia, che non è una squadra da poco, e quindi eravamo tutti un po' tesi, anche il pubblico, affinché insomma oggi la squadra dimostrasse il meglio di sé. Lo ha fatto, il pubblico ci è stato vicino, ha raccolto il nostro appello, il nostro invito, e quindi c'era tutto il mix che serviva per ottenere un risultato favorevole. Questa volta il Sant'Antonio si sta comportando bene, no? Rispetto agli anni scorsi che vi ha tradito un po', questo Santo questa volta comincia ad andare bene, non avete preso gol in Coppa Italia, siete la squadra che non ha subito gol, siete in testa alla classifica, Presidente, e nello stesso tempo direi che avete fatto fuori squadre nel senso come l'Acri, la Città Novese e la Vigor, insomma poi gli avete fatto capire di che il campionato che sarà. Beh, era quello che ci eravamo prefissati, cioè di salire in Serie D, e stiamo cercando di raggiungerlo con tutti i mezzi a nostra disposizione. Avevamo un calendario abbastanza diciamo difficile all'inizio, le stiamo affrontando, oggi è la terza delle squadre più temibili, ma il Roggiano non è stato da meno, un po' per il campo in terra battuta, un po' perché comunque conoscendo magari il valore dell'isola partono un po' tutti in difesa e agguerriti, e quindi noi affronteremo ogni squadra con le nostre capacità, con i nostri calciatori che sono dei professionisti da tutti i punti di vista, e anche con i nostri under che stanno dimostrando veramente di essere all'altezza della situazione. Sì, direi di sì. Oggi infatti il migliore in campo è stato un underino, un ragazzino di Micco che io già avevo visto altre volte, veramente un ragazzino che ha fatto la differenza, cioè ha una personalità, se avesse un po' di fisicità in più per mantenere 90 minuti nelle gambe sarebbe imbattibile. È un ragazzo che abbiamo, appunto, un ragazzo under che abbiamo scelto in un raduno degli under che abbiamo fatto quest'estate a Lamezia, e dove appunto vedendolo giocare ci siamo resi conto insieme allo staff tecnico che era un ragazzo giusto per ciò che potesse servirci, e oggi ha dimostrato veramente di essere all'altezza, appunto, di giocare a fianco di grandi professionisti come ci sono nella nostra squadra, ma di affrontare qualsiasi altro calciatore della squadra avversaria. Adesso posso un impegno facile in casa della Coppa Italia, diciamo interlocutorio per quello che avete fatto, e poi insomma una bella sfida contro la Città Novese. La Coppa Italia da tenere sempre in considerazione, chiaro? Coppa Italia da tenere sempre in considerazione perché è un altro dei nostri obiettivi di quest'anno, e naturalmente per noi tutte le sfide non sono facili, sono sfide, Vincenzo, e quindi vanno portate a termine, e i calciatori questo lo sanno, lo sa il mister, lo sa il direttore sportivo, lo sa lo staff tecnico, tutto. Questa squadra deve vincere, quindi questo è il mandato che la società quest'anno gli ha dato, speriamo di riuscirci. Il mandato che ha dato il presidente Sacco, chiaramente chi sbaglia quest'anno va via, si deve vincere e basta. No, sì, sì, ha detto così, è molto più che da presidente, da dittatore. È stata data perché l'indirizzo appunto della società, di questa comunità che rappresenta la società, sì, perché la squadra non è mia, ma è di una comunità dove c'è la Misericordia, la Misera, la parrocchia, e quindi questa comunità si è data l'obiettivo di dare il meglio di sé nello sport e quindi di vincere questo campionato.